Buongiorno a tutti signori, oggi vediamo di fare una recensione sul Money Broker Payeer. Allora, che cos'è Payeer innanzitutto? Payeer è un money broker. Money broker cosa vuol dire? Vuol dire portafoglio elettronico, infatti c'è scritto qui electronic wallet, quindi è come se noi abbiamo un portafoglio, un borsellino dove mettiamo i nostri soldi elettronico, quindi virtuale. Cosa significa questo? Significa che possiamo inserire i nostri soldi in diverse valute e anche criptovalute. Vediamone un po'. Allora, la società di Payeer fu fondata nel 2015 da una società georgiana, la Georgia, Repubblica Caucasica, quindi dell'area URSS, poi ha varie sedi anche spostate nel Regno Unito, per cui attualmente è comunque nell'area non dell'Unione Europea, per cui forse non ne avete sentito parlare più di tanto per questa ragione qua, però è una società che esiste, seria e tutto il resto. Allora, io ho già creato un account, vado sul login, eccolo qua, il mio account, la mia mail, la inserisco, la password. Dovrebbe essere questa, e il codice 48, 6. Ok, vediamo se mi fa entrare, se ho azzeccato la password. Sì, allora, come potete vedere, avete una balance, eccola qua, qua c'è il vostro numero di account, avete la balance. Praticamente potete mettere denaro in questo portafoglio in dollari, rubli, euro, Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash, sì, Dash, e questo qua che cos'è? Un'altra criptovaluta è Ripple XRP. Quindi abbiamo tre fiat, sarebbe a dire tre monete reali, dollaro, rublo della Russia ed euro, e tre criptovalute. Allora, voi direte, il primo passo, come si inseriscono i soldi in Payeer? Allora, potete depositare in le tre valute. L'unico problema è che noi che abbiamo euro non possiamo depositare euro direttamente, ma dobbiamo andare qua, deposit in rublo, scegliete rublo e depositate con la vostra Visa, Mastercard o Maestro. Una volta che avrete depositato in rubli, potete cambiarli in dollari. Eccolo qua, infatti, cioè, o in euro. Potete cambiare i vostri rubli in dollari o euro. Si possono quindi cambiare qua. Per cui i rubli ve li cambiate in dollari o in euro a seconda della vostra volontà e potete utilizzarli. O invece, se volete depositare direttamente in dollari, quindi potete depositare soltanto con questi metodi, non la carta, così vale anche per l'euro deposito, eccetera. Io ho ricevuto dal broker con cui lavoro dei soldi in dollari e ce li ho qui. Ecco, li ho lasciato qualcosa. Volendo, vediamo come posso prelevarli. Allora, posso mandarli ad un altro portafoglio Payeer e si applica una commissione dello 0,95%. Posso invece decidere di mandarli a Quibi, non ce l'ho, Yandex Money, non ce l'ho, o a ADV Cash. Posso prelevare in criptovalute, guardate, e praticamente mi danno delle commissioni fisse, per esempio 0,001 bitcoin, 0%, eccetera, oppure posso prelevare, mandarli ad una Mastercard. Ok, i costi per inviare i soldi ad una Mastercard sono un po' elevati, o meglio, ci sono, e sono 5 dollari fissi e 4,9% sul totale. Quindi, se io ho dei soldi in Payeer, per portarli su una Mastercard, su una mia carta, quindi fuori da Payeer, con un metodo ordinario devo pagare questo. Vediamo invece se è tutto uguale anche per il nostro eventuale sistema in rubli. No, devo andare a withdraw, prelievo. Eccolo qua. Anche qui, infatti, guardate, per togliere i soldi da Payeer dovete pagare questa commissione, 4,9% più 5 dollari. Per cui, cosa si fa con Payeer? Allora, Payeer viene utilizzato per comunicare con qualche sito, broker o altro. Ad esempio, il broker che utilizzo per le opzioni binarie e Stars Binary ha Payeer. Io utilizzo Payeer per una ragione ben precisa, perché, come sapete, io vivo in Thailandia, ho un conto thailandese e
ho fatto il conto, se io mando soldi da Payeer al conto lì, pago il 4,9% e a 5 dollari fissa ed è molto meno di quello che pago facendo un bonifico internazionale dalla mia banca italiana alla banca thailandese, perché là il bonifico costa di più e ho fatto il conto, praticamente quando cambiano i soldi la banca applica un tasso che è del 10% inferiore, quindi risparmio il 5%, per cui io utilizzo questo metodo qua. Però voi potete utilizzare anche soltanto la semplice Mastercard per utilizzare un broker. Io vi sto facendo la recensione di questo. Poi ognuno ne faccia tesoro come vuole o si può ritenere non interessato. Questi sono i costi. Quindi mettete soldi su questo portafoglio e li spendete come volete. E potete ricevere soldi. Una volta che li avete ricevuti potete... andranno ovviamente presumibilmente ad arricchire questi, uno di questi tre, quindi USD, rubli o euro, di questi tre fiat, e voi potete decidere di A, prelevarli, vi ho fatto vedere come e a che prezzo, B, cambiarli, potete decidere di scambiarli, quindi con l'exchange, eccolo qua, di scambiare i vostri euro, per esempio io voglio scambiare adesso exchange, ho 214,58 dollari, posso cambiarli in euro e mi fa il tasso dell'1,07. Posso decidere di cambiarli in rubli e mi fa il tasso di 73,714. Posso decidere di cambiarli in bitcoin, eccolo qua, 8.294. Posso decidere di cambiarli in Ethereum. E ragazzi, è un portafoglio simpatico anche per le criptovalute. Vi spiego il perché. Se io oggi compro o scambio 100 dollari in bitcoin a 8.000, domani il bitcoin sale a 16.000, quindi raddoppia il suo valore, io posso andare qua e ovviamente fare exchange, selezionerò qui bitcoin e cambierò i bitcoin in dollari, è già fatto, e naturalmente per esempio un 0,0182, vabbè, e praticamente avrò il doppio, ci avrò guadagnato, avrò fatto una piccola operazione di trading, mettiamola così. Quindi chi è appassionato di criptovalute, almeno per iniziare, poi è molto semplice questo ad esempio Ripple, ragazzi, Ripple oggi, voglio vedere un attimo quanto me lo danno, voglio un attimo vedere una cosa con Ripple per fare un esempio, no? XRP oggi è a 0.22, nel suo massimo storico era 3.6, 3.2, quindi vi faccio immaginare, se comprate 100 euro di Ripple oggi e magari un domani ritorna al suo massimo storico o vicino al massimo storico, dovete fare 3.22 diviso, no, 3. Mettiamo 3.2, da 3.2 diviso 0.2, 16 volte, quindi avete guadagnato 16 volte l'investimento, per cui magari uno può anche accumulare denaro in cripto, ma questo è un altro discorso. Per cui, ragazzi, non c'è null'altro da sapere. Poi qua potete decidere di verificare o meno il vostro account, eccolo qua. Non è necessaria, ma se volete, dovete mandare la carta d'identità o passaporto e una prova di residenza, e vi eliminerà il limite di prelievo, che è di 2.000 dollari al giorno. Sinceramente io non l'ho fatto perché non credo ci sia necessità di verificarlo, perché quando avrò e quando voglio prelevo meno di 2.000 dollari al giorno, oppure se ho 10.000 dollari lo faccio in 5 giorni, aspetto ogni 24 ore, insomma ragazzi non è un problema. Poi se volete averla proprio un account senza limiti potete fare la vostra prova dell'account, ma ripeto non c'è bisogno. Per cui, in linea di massima, una mia opinione sull'account. Allora, è un money broker simpatico, molto efficiente ed efficace, un po' caruccio per quanto riguarda i prelievi rispetto ad altri, come ad esempio Skrill. Il mio voto su 10 gli do un bel 7. Rispetto a Skrill, non ha la carta, ha qualche difettuccio in più. Difettuccio nel senso, il 4,9% più 5 dollari, ahimè. Si sente, non è bellissimo, però non è nemmeno malvagio. I limiti, la cosa importante è che è anonimo, cioè nel senso dovete semplicemente iscrivervi, dare vostro nome e cognome e
potete operare, mentre su Skillshare bisogna, ad oggi bisogna collegare il telefono, eccetera, eccetera. Quindi potete fare portafogli senza problemi prima di fare la verifica, quindi non c'è problema. E devo dire, ragazzi, che non è male, non è male. Per cui, ricapitolando, mettere i soldi nel borsellino possiamo farlo tramite tutti i tipi di criptovalute o tramite la Mastercard. Dovete però cliccare sul andare su deposit in rubli, che ve lo fa fare, e poi vi cambiate i rubli in euro o in dollari. Per, quindi, quando mettere i soldi qui sopra, per prendere i soldi da qui potete fare withdraw in base al vostro portafoglio dove saranno i soldi e mandarli a una vostra Mastercard per costo 5 dollari fissi e 4,9% sull'intera somma. Per cui su 1000 dollari io vado a spendere praticamente 1000 diviso 0,049 uguale 20, no, 1000 per 1,049 ok, praticamente vado a spendere, non riesco a utilizzare la calcolatrice, incredibile, 049, ok, 49 euro più 49 dollari più 5, quindi io per prelevare 1000 dollari praticamente ne spendo 54. Questo è il su 100, 5,4, su, queste sono le varie proporzioni. Questo è il costo. Sinceramente vi dico, non mi dispiace, perché comunque loro devono guadagnarci, signori, non è che hanno un prezzo questi money brokers, ma devo dire che è molto semplice, chiaro da usare, serio, veloce e non dà problemi. Forse noi non siamo abituati ad utilizzarlo perché è molto utilizzato nel mondo russo, però chi ne intende un po' di cripto, chi magari vuole smanettare con qualche broker eccetera e non vuole mettere la propria carta di credito, può utilizzarlo. Però io non lo consiglierei se non avete particolari esigenze, perché pagare le commissioni quando potete prelevare dal broker o comunicare col broker o con qualsiasi altro sito direttamente dalla vostra carta senza commissioni è un po' da polli, ok? Poi se avete delle altre particolari esigenze come me ad esempio è diverso, va bene? Grazie mille ragazzi per l'attenzione, vi auguro una buona giornata, iscrivetevi al canale per altri video, per approfondimenti sulle opzioni binarie e per qualsiasi cosa voi vogliate. Ciao a tutti.